si inserisce in una rete nazionale, in una rete internazionale, sia destinata alla ricerca sia all'attività clinica, perché è estremamente importante poter fare l'una e l'altra attività, l'una perché è presupposto importante per la qualità e la efficienza delle future terapie che noi possiamo porre in essere. Una banca, ma dove al suo interno si può trovare qualcosa che in valore supera anche quello del denaro. Si tratta della biobanca di cellule staminali per la ricerca di embrioni e gameti per la procreazione medicalmente assistita. Noi siamo entrati all'interno per capire come funziona davvero. È una biobanca di ricerca dedicata alle cellule mesenchimali, da cui deriva la cartilagine, osso e altri tessuti, e nello stesso tempo è una biobanca che è dedicata alla conservazione dei gameti e quindi serve per la procreazione medica assistita. Una struttura che serve a conservare delle cellule o del materiale biologico in genere. Materiale biologico che poi è molto prezioso sia per i fini di ricerca che per la terapia. Le cellule, per essere conservate, devono essere mantenute a temperature basse. Temperatura bassa favorisce il fatto che il metabolismo della cellula si blocca e quindi un'ibernazione, diciamo, della cellula. Per questo la temperatura qui sotto è meno 196 gradi.